Come si è parlato anche appunto di diritti, no? Che a volte sono diritti negati, una novità che in qualche modo va in questa direzione dell'intersettorialità è stata anche nell'ultimo decreto sui livelli essenziali di assistenza. Ovviamente stiamo parlando, se ne è parlato anche in altri seminari qui a Trento, bisognerà vedere come metterlo in pratica, però il Servizio Sanitario Nazionale adesso ha come dovere, come livello essenziale di assistenza, quello di promuovere interventi intersettoriali. Quindi l'intersettorialità diventa un diritto esigibile da parte del cittadino. È difficile inquadrarlo come prestazione, come siamo abituati a considerare i livelli essenziali di assistenza, però secondo me è un progresso importante in questa ottica di trasformazione culturale. Assolutamente, assolutamente sì. Sul concetto di diritto, appunto, leggevo Simone Weil recentemente, quando appunto dice: ma non è una questione di diritti, perché se poi appunto sono negati non ci sono più. Invece certe cose sono delle necessità, sono anche dei bisogni. Se incominciassimo appunto a parlare di necessità di cittadinanza o di bisogno di cittadinanza, no? O di bisogno di salute, di necessità di salute, a questo punto resterebbe anche quando purtroppo viene negato. Grazie, sì, un'ultima battuta da Fabio e poi da Stefano. La battuta è semplicemente questa: il tema della definizione del diritto, anche nella dimensione della necessità, corrisponde per me a un'esigenza forte, quella di non trasformarlo in un dovere. In altri termini, di non trasformare il cittadino in colui che deve replicare a una mancanza sostanziale di opportunità con il proprio comportamento individuale, altrimenti diviene colpevole di non aver, come dire, riscosso quello che originariamente era un suo diritto, diventato necessità. Assolutamente, un'ottima puntualizzazione. Sono totalmente d'accordo con queste riflessioni. Dico anche che alcuni dei comportamenti vanno, diciamo, indirizzati, a volte anche, diciamo, torno a cavalcare questo tema. C'è uno studio bellissimo sulla città di Napoli di come la riqualificazione delle uscite della nuova metropolitana abbia ridotto sensibilmente, per esempio, la microcriminalità in quelle aree. Quindi anche azioni di questo genere contribuiscono poi a un miglioramento di salute più ampio. Certo, io non posso far altro che ringraziare i relatori.